In un periodo dove a causa pandemia il complottismo è diventato un'ossessione di molti, inaugura il nuovo anno cinematografico il sequel di un film che alla fine degli anni 90 divenne per eccellenza un capolavoro cyberpunk, Matrix Resurrection, che esce nelle sale cinematografiche italiane il 1 gennaio del 2022. Il film si propone come continuazione di quella geniale opera cinematografica di Lana e Lily Wachowski, al tempo accreditati come Larry e Andy Wachowski, ed è il seguito dei tre film creati dalle registe statunitensi. Per la prima volta la storia è diretta soltanto da Lana, interrompendo così un sodalizio artistico nato nel 1999. Uscito negli Stati Uniti agli inizi di dicembre, ha già diviso le critiche degli spettatori, tra chi ha trovato il ritmo di questo nuovo film molto più lento in confronto ai precedenti, a chi, con piacere, lo trova un divertente ritorno al passato. Si ritrovano a loro agio nei panni di Neo e Trinity i due protagonisti, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che per entrambi non sembra che siano passati più di 20 anni dal loro primo Matrix. Mentre invece, con sorprendente performance, il nuovo Morpheus, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, ci propone una versione alternativa di uno dei personaggi più interessanti della saga. New entry e buona prova per Neil Patrick Harris, che interpreta l'ambiguo e intrigante analista che in molti ricorderanno quale protagonista della fortunata serie televisiva How I Met Your Mother. Le nuove tecniche cinematografiche hanno permesso alla Wachowski di formulare una serie di spettacolari sequenze d'azione ricche di effetti speciali. Più che un sequel di Matrix, è un film su Matrix, riportando lo spettatore di nuovo davanti al pensiero che i colossi trasformano Internet in uno strumento di controllo. Un po' pericoloso, direi, per i tempi che corrono, dove l'intera popolazione è già alle prese con una pandemia globale e molti credono che anche questa sia una manipolazione del sistema. Tutto sommato, il concetto metatestuale funziona ancora in un'opera che dopo antitesi e sintesi sembrava aver esaurito il discorso. Se alla fine degli anni 90 il primo Matrix portò tra innovazione e genialità una ventata di novità, Matrix Resurrections vuole aprire questo nuovo anno con una visione più leggera di questa teatrologia, regalandoci non solo dinamismo estremo, ma anche qualche sorriso. Pertanto accogliamolo con consapevolezza che si tratta di un ottimo prodotto di entertainment, sfornato dalla industria creativa americana. E con questa ultima recensione del 2021 vi auguro una buona fine e un buon principio, dandovi appuntamento nel reale anno 2022. E noi, come al solito, ci vediamo prima all'anteprima. All'anno prossimo. Non ce ne accorgiamo, ma siamo tutti intrappolati in questi strani ripetitivi loop. Miliardi di persone che vivono le proprie vite inconsapevoli. Questo è il momento che tu ci mostri cosa è reale. Questo me lo ricordo. Così déjà vu e così tutto sbagliato. Forse non è la storia che pensiamo sia. Ti hanno insegnato bene. Ti hanno fatto credere che il loro mondo è tutto ciò che meriti. Ma una parte di te sa che è una bugia. Una parte di te ricorda cosa è reale. È così facile dimenticare quanto rumore Matrix pompi nella tua testa. Un'altra cosa fa lo stesso tipo di rumore. La guerra. Che ne sarà di Neo? Signor Anderson! La scelta più importante della vita di Neo. Non sarà lui a compierla. Lei ha creduto in me. Ora tocca a me credere in lei.
C'è una parte di me che è come se fosse tutta la vita che ti sta aspettando. Se vuoi rivedere Trinity. Per lei! Io! Trinity! Questo l'ho visto nel mio sogno. Il mio sogno finiva qui. Conosco ancora il Kung Fu.